me. Il Santuario d'Europa non delude e, come già successo nelle quattro volte precedenti in cui è stato arrivo di tappa al Giro, vede tagliare per primo il traguardo un italiano. E nella 14ª tappa della Corsa Rosa 2014 premia per la terza volta la fuga. I primi 10 arrivati fanno parte del gruppo di 21 scattato quasi subito dopo il via ad Allier. Enrico Battaglin è a lungo tra i primi nei 164 km della frazione, 4 Gran Premi della montagna, di cui 2 di prima categoria. All'ultimo chilometro il Veneto è attardato rispetto ai due battistrada Dalio Cataldo e Jarlison Pantano. Scatta e si avvicina. I tre arrivano sul rettilineo finale di 130 metri in pavé. Ai meno 75 Battaglin è dietro di una decina di metri. Poi Cataldo e Pantano si piantano. Non fa così il corridore della Bardiani, che va a vincere e a bissare il successo del giorno prima del compagno di squadra Canola. Nell'ultima salita scaramucce tra i big. Dal gruppo scatta Pozzovivo a ruota Quintana. Uran rimane indietro. Negli ultimi metri il lucano rallenta, il colombiano lo sorpassa. Entrambi rosicchiano secondi nella generale, 21 secondi per l'italiano, 25 per il colombiano. Immutate le posizioni in classifica, maglia rosa compresa. La tappa, purtroppo, è segnata da un incidente grave. Un volontario della Protezione Civile finisce all'ospedale dopo essere stato investito da una moto della RAI. È ricoverato a Torino in coma farmacologico.